L'evento di metà campagna di ACMOS si è aperto collegandosi con Davide Mattiello, oggi in Calabria per la conferenza stampa organizzata da Libera a seguito del vigliacco attentato 'ndranghetista che ha colpito Tiberio Bentivoglio. Però volevamo appunto avere da te, insomma, delle notizie, come è andata questa mattina la conferenza stampa, qual è il clima che hai trovato in Calabria. Allora, qua la situazione è molto tesa, c'è una forte preoccupazione perché Tiberio è stato aggredito, gli hanno sparato all'indomani di una manifestazione molto importante. Allora, di una manifestazione molto importante che Libera ha fatto la sera prima per ricordare un ragazzo ammazzato un mese fa. Succede raramente, anzi negli ultimi anni non è proprio mai successo che una persona che ha denunciato il racket, che si è messa in rete, fosse Quindi ci aggredita. ritroviamo qui, ci ritroviamo per concludere la prima parte della nostra campagna. Voi sapete ormai da inizio anno che questa campagna nasce con alcuni obiettivi. Il principale che noi oggi cercheremo di vivere insieme è proprio quello della responsabilità della memoria. Chi non ha memoria non ha futuro. In questa tappa della campagna Forza Italia, ogni Jack ha realizzato un video per sottolineare ciò che salverebbe del nostro paese. I ragazzi stileranno poi un elenco che verrà inviato al Presidente della Repubblica. Ha vinto Jack Bruciante. Io questo 2011 ormai sono anni che lo attendiamo. Sono 5 anni che noi lavoriamo su questi 150 anni dell'Unità d'Italia. Che ne è di questa festa? Che cosa ne pensiamo di questi festeggiamenti? Proprio per questo il lavoro di oggi deve servire anche a poter realizzare quella lettera che accolga l'arrivo del Presidente della Repubblica Napolitano qui, per dire che esiste anche una comunità che questa Italia se la vuole caricare sulle spalle e che vuole costruire un futuro migliore.